La seconda novità o il secondo aggiornamento che vi debbo ha a che fare con l'app per il contact tracing. Sono state 72 ore di duro e proficuo lavoro con il Ministero dell'Innovazione, con il Ministero della Salute, con la Presidenza del Consiglio, e posso rassicurare ed affermare definitivamente che abbiamo già conseguito 3 risultati. L'infrastruttura su cui i dati degli italiani risiederanno sarà pubblica ed italiana. La app rispetterà tutte le norme sulla privacy nazionali ed europee. Terzo, per step successivi, ma molto ravvicinati, non si limiterà a svolgere il pur importante compito del contact tracing, non solo il contact tracing, ma progressivamente arriverà ad essere uno strumento costruito intorno al diario sanitario di tutti i cittadini che intenderanno utilizzarla, e quindi sarà uno strumento non solo di informazione ma di azione, non solo alert ma politiche sanitarie da remoto. I contagiati e i loro contatti stretti potranno progressivamente, attraverso questo strumento, colloquiare con il sistema sanitario nazionale da remoto, non appesantirne gli oneri ma anzi ampliandone le capacità. Sono sempre confidente che molti italiani lo useranno e mi aiuteranno a superare questa apparente dicotomia che è stata rappresentata strumentalmente con una sorta di parallelismo app lockdown. Ovviamente questa è una fandonia, l'avevo detto l'altra volta, non del tutto compreso. La dotazione dell'app sarà uno strumento importante per continuare a contrastare fino a debellarlo definitivamente questo virus. Sarà su base volontaria e non sarà una patente né per la libera uscita di nessuno, come avevo detto l'altra volta e come ribadisco volentieri questa.